Riuscirà mai l'Italia ad essere tagliata in due tra nord e sud? Parliamo di autonomia differenziata a diritti e tributi. Sigla. Ben ritrovato all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino. Un'Italia che viene tagliata in due, o sta per essere tagliata in due da un paio di forbici, con il colore rosso al nord, perché quando si parla di autonomia differenziata bisogna pensare che appunto si parte da un'idea del nord. Allora, intanto, cos'è l'autonomia differenziata? L'autonomia differenziata è al momento giuridicamente un disegno di legge che è stato recentemente licenziato da parte del Consiglio dei Ministri al termine di un lungo percorso avviato dal partito che maggiormente rappresenta gli interessi dei cittadini del Nord Italia, che tutti conoscono, che è il partito detto La Lega. E in particolare si è occupato di questo disegno di legge negli ultimi mesi il ministro Calderoli. Si è immediatamente aperto un dibattito molto importante in Italia sulla convenienza dell'autonomia differenziata, perché come ogni grande misura di finanza pubblica, la prima cosa che viene all'occhio è cercare di capire a chi conviene e a chi non conviene. Quando si tocca la finanza pubblica si modificano delle risorse rispetto allo status quo, quindi si cerca sempre di fare i conti e vedere se questa modifica, per definizione ogni modifica sposta, quindi qualcuno che aveva ha di meno e qualcuno che in realtà non aveva avrà di più, oppure che aveva qualcosa avrà ancora di più di quello che aveva. Lo dico non a caso, perché una delle polemiche che sono sorte immediatamente, soprattutto da parte di esponenti dei territori del sud Italia, è che c'è il timore immediatamente che questa autonomia differenziata possa ridurre ulteriormente le risorse che sono disponibili nel sud Italia. Dobbiamo dire che il tema in Italia va avanti da tantissimi anni, da quando molti anni fa si era immaginato di poter affermare che una siringa, il famoso tema della siringa, che una siringa acquistata al sud, una siringa acquistata in Sicilia, costasse una volta e mezzo quello che costava una siringa al nord. E nella riforma del titolo V della Costituzione, la riforma del 2001, si è introdotto, per cercare di eliminare questo problema o di superare questo problema, si è introdotto il concetto di LEP. Cosa sono i LEP? Sono i cosiddetti livelli essenziali delle prestazioni. Quindi si dovrebbe stabilire un metodo, un approccio di tipo economicistico, in base al quale bisognerebbe stabilire qual è il prezzo di una siringa e di tutti i beni, diciamo, più rilevanti, i beni pubblici più rilevanti, che deve essere omogeneo su tutto il territorio nazionale. A Milano come a Palermo. La siringa, l'idea di fondo è che la siringa deve costare uguale a Milano, a Roma e a Palermo, non ci deve essere una differenza di prezzo della siringa. Però cos'è accaduto? Che in realtà, e questo è uno dei temi che viene posto da parte dei critici delle iniziative di questa natura che vengono soprattutto dai governi del centro-nord, in realtà questi LEP, dopo che è stata introdotta la Costituzione che ne prevede l'istituzione, non sono mai stati effettivamente realizzati. Cioè è una norma costituzionale programmatica, come molte norme costituzionali, che non ha mai poi alla fine avuto concreta applicazione. E alcuni, così in maniera un po' pungente, sostengono che i LEP non sono mai stati introdotti perché ci si è resi conto semplicemente che l'idea di fondo da cui muoveva l'istituzione dei LEP era falsa, era sbagliata. Cioè non è vero che la siringa costa di più al sud piuttosto che al nord. E allora, conti fatti, coloro che avevano proposto questo tipo di modifica di finanza pubblica hanno capito che forse non gli conveniva più di tanto, e quindi la cosa in qualche modo si è fermata. Per carità, non parliamo di un singolo partito, perché in 20 anni si sono succeduti tanti partiti, quindi non ci stiamo qua collocando in una critica politica. Nei 20 anni hanno governato tutti i partiti del panorama costituzionale, però effettivamente si è verificato che era così complesso, articolato e forse non così tanto conveniente istituire i LEP. Ma cos'è che spaventa di
più dell'autonomia differenziata? Succede che adesso si prevedono delle norme che cambiano un po' l'approccio. Rimane sempre l'idea della obbligatorietà dell'istituzione dei LEP. Infatti il dibattito su cui adesso si sta concentrando il tema dell'autonomia differenziata è se l'autonomia differenziata deve essere implementata soltanto dopo la implementazione dei LEP o se può comunque essere implementata a prescindere dall'implementazione dei LEP. Sembra che ragionevolmente si stia mantenendo fermo l'idea che i LEP debbano essere preliminarmente introdotti. E perché? Andiamo al punto essenziale. Che cosa è l'autonomia differenziata? Lasciatemi fare una battuta. L'autonomia differenziata a me sembra il frutto di una sorta di invidia dei popoli del nord o dei popoli delle regioni a statuto ordinario rispetto alla più speciale delle regioni a statuto speciale, cioè la regione siciliana. Nella regione siciliana noi abbiamo l'attribuzione, in base allo statuto regionale del 1946, di un gran numero di materie alla regione siciliana. Quindi un'attribuzione straordinaria di materie che in altre regioni sono gestite dallo Stato è stata riconosciuta nel 1946 alla Sicilia. Ma a fronte naturalmente dell'attribuzione di queste funzioni che sono previste nello statuto regionale è prevista anche l'attribuzione del gettito correlato, cioè se le regioni devono fare qualcosa in più di altre regioni devono avere i soldi per farle. Ovviamente questa è una constatazione diciamo quasi banale. Quindi la Sicilia ha sempre avuto una particolare autonomia anche in materia fiscale perché si è posto sempre il problema di garantire che la regione avesse le risorse per gestire queste materie che sono state attribuite allo statuto. Ora, in fin dei conti, lasciatemelo un po' banalizzare perché in questa fase siamo così in fase di primo approccio, però sostanzialmente l'autonomia differenziata tende un po', a me sembra, che consenta alle altre regioni di essere tante piccole Sicilie, cioè di fare qualcosa che la regione siciliana ha avuto attribuito allo statuto del 1946 e che in fin dei conti forse gli altri in questi anni ci hanno invidiato. Ora, con l'autonomia differenziata, le altre regioni possono chiedere allo Stato centrale di attribuirgli un maggior numero di materie, addirittura alcune materie che sarebbero previste come materie a legislazione esclusiva dello Stato, ma la gran parte sono materie a legislazione cosiddetta concorrente tra Stato e Regione, a fronte naturalmente dell'attribuzione delle risorse finanziarie, fiscali, per far fronte a queste maggiori spese. Quindi qualcuno dice è la secessione dei ricchi, ecco da qui l'idea dell'immagine, no, con l'Italia, con la forbice che potrebbe tagliare a metà, volutamente la forbice non taglia perché pone una sorta di immaginario punto interrogativo, taglierà o non taglierà? Potrebbe tagliare, vediamo. E qua il rosso del nord Italia sta proprio nel fatto che in effetti l'iniziativa viene dal nord Italia. Ma a me viene da pensare, tante opportunità, forse a questo punto tante opportunità per chi sogna come la Sicilia di avere una propria autonomia, e a questo punto viene da domandarsi, visto che guardiamo al sud, quali rischi ci sono invece per la Sicilia? Questo appunto è il punto direi fondamentale, perché naturalmente la Sicilia non viene al momento intaccata, anzi la Sicilia è quella che la regione che già ce l'ha sostanzialmente l'autonomia differenziata dallo statuto, perché ha le materie e ce l'ha addirittura, che nessuno gliele può levare perché stanno scritte nello statuto regionale. Pochi sanno che lo statuto regionale è di 2 anni anteriore rispetto alla carta costituzionale, la Costituzione del 48, lo statuto regionale del 46. Questo perché? Perché lo statuto regionale ha natura pattizia. Era stato il risultato di un dibattito che si era svolto a quel tempo, per cui alcuni volevano l'indipendenza, altri poi alla fine si è trovata la sintesi con l'autonomia. Quindi questa autonomia speciale, questa autonomia differenziata, ma qua perché è differenziata? Perché non è una singola regione, tutte le regioni possono chiedere una diversa forma di autonomia. Qual è il punto nodale? E qua vengo al tema, secondo me, più delicato, a mio giudizio, della materia. Che l'attribuzione di queste materie di autonomia è legata ad una negoziazione a livello governativo tra i governi delle regioni e il governo centrale dello Stato. Quindi vi è, diciamo, un fulcro di tipo politico, non è una questione giuridica meramente da intendersi come tale, è proprio una negoziazione, si apre un negoziato politico tra regioni e Stato. Ora, quando si apre un negoziato, evidentemente la decisione non è più una decisione tecnica, è una decisione politica. E quindi deve esserci un polo. Quindi la mia previsione è che se davvero verrà istituita questa autonomia differenziata, secondo il disegno che per ora stiamo adesso vedendo si vuole portare avanti,
diventerà fondamentale per avere maggiori gradi di autonomia avere un'adeguata rappresentanza politica a livello regionale. Quindi a me pare che oggi la politica italiana, se domani fosse introdotta l'autonomia differenziata, ci sarebbe un grande sbilanciamento, soprattutto di tipo politico, perché abbiamo da tanti anni un partito che rappresenta istituzionalmente, proprio per statuto, gli interessi di una parte della nazione, e non abbiamo nessun partito che rappresenta per statuto gli interessi dell'altra parte. È la cosa incredibile che esiste negli ultimi decenni di politica in Italia, ma insomma non soltanto negli ultimi decenni, è che la parte che è priva di rappresentanza politica territoriale è proprio la parte più svantaggiata. Quindi io prevedo che l'autonomia differenziata, se guardiamo, diciamo, gli esponenti dei partiti del nord più radicali, potrebbe anche trasformarsi in un boomerang, perché se davvero venisse istituita, prima o poi non potrà che sorgere un partito che rappresenta gli interessi delle regioni svantaggiate, che senza una loro rappresentanza non avranno mai la capacità di fare un negoziato e ottenere un'attribuzione di materia autonomia. Quindi potrebbe andare a essere un'arma a doppio taglio, sia per i partiti che rappresentano il Nord Italia, sia per i partiti che si pongono come partiti centralisti, come partiti, diciamo, di respiro nazionale, che si potrebbero vedere schiacciati nella loro rappresentanza politica dalla esigenza di rappresentare interessi territoriali. Quindi forse l'autonomia differenziata potrebbe portare alla tanto più volte richiamata nascita di un partito del sud, chissà, ma non è che lo voglia fare io, lo sottolineo. Questo benissimo, giusto chiarirlo. Allora, grazie all'avvocato tributarista Alessandro Dagnino, mi prometta che poi torneremo a parlare di autonomia differenziata nel dettaglio ed entreremo nel merito. Noi chiudiamo qui per questa terza puntata, ci vediamo la settimana prossima, ciao.